Presidente, tante aziende per via del Covid-19 stanno chiudendo, ecco, la situazione è un po' drammatica, ecco, lo Stato non interviene. Sì, è un momento veramente particolare. Ancora in Camera non abbiamo fatto una conta di quelle che sono le chiusure effettive di fine anno, però insomma, girando, ecco, andando in giro per la città, lo si vede, saracinesche chiuse, imprenditori veramente in difficoltà. Mi auguro che ne usciamo veramente presto, perché l'economia così veramente può reggere poco. Ci sono ovviamente dei settori che non hanno subito crisi, ma tanti altri che stanno veramente combattendo. A breve penso daremo dei dati, spero che non siano veramente dei dati veramente tragici. Quello che abbiamo rilevato proprio qualche giorno fa in Camera è dei dati sull'occupazione. Abbiamo i dati di fine giugno, quindi il primo semestre 2020 rispetto al 2019 chiude con meno 10.000 addetti. Quindi ecco, questo a breve li pubblicheremo. Questo è un dato, insomma, che ci fa percepire cosa è la crisi. Ovviamente saranno soprattutto quei lavoratori che magari nel periodo estivo pensavano di trovare un lavoro, gli stagionali che purtroppo non hanno avuto, quindi tutti gli operatori legati al mondo del turismo, al mondo della ristorazione. Quindi un calo del genere nei primi sei mesi è veramente importante e ci fa capire quanto la crisi può essere dannosa per un territorio già fragile come il nostro. Si può dare una colpa? Una colpa, insomma, sicuramente è una crisi che non ha coinvolto soltanto il nostro territorio, ma il mondo intero. Una colpa, noi ci aspettiamo dal governo, sì, ci sono stati degli aiuti, non possiamo negare che non ci sono stati, però rispetto alle esigenze degli imprenditori, ovviamente questi aiuti, gli aiuti che sono stati dal governo non bastano mai. Quello che ci aspettiamo però è che il governo oggi, nella gestione di questi miliardi, di più di 200 miliardi con il recovery plan, ecco, che si programmi, si progetti per il futuro, perché più importante sarà la ripartenza. Non appena la crisi sanitaria cesserà, bisogna far ripartire il nostro territorio e lì dobbiamo trovarci pronti. Quindi mi auguro che il governo impegni queste risorse in innovazione, in digitalizzazione, e impegni queste risorse in infrastrutture, cioè in tutto quello che il nostro territorio ha bisogno, e con un occhio rivolto al sud e alla nostra Calabria.